Il caffè dello sport. Commenti, approfondimenti, interviste sul campionato della Triestina Calcio e sul movimento dilettantistico triestino. Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radio Attività. Eccoci pronti per una nuova puntata del Caffè dello Sport, sempre con Guido e Massimo su Radio Attività. Torneremo a parlare di calcio dilettanti anche nella puntata di oggi. Andremo nel campionato di promozione e lo faremo con il San Giovanni Rossoneri, la società storica del presidentissimo Spartaco Ventura, tra poco sulle frequenze di Radio Attività. Il Caffè dello Sport è un appuntamento offerto da Brada Inpex. Da 25 anni in rotonda del boschetto 3/1. Il tuo lavoro addosso è Brada Inpex. Le migliori lubiansche di Trieste sono alla Trattoria da Glenn. 15 tipi di lubiansche. A Borgo San Sergio, in via Rosani 11. Pizzeria Mediterranea. In strada per Longera 177, al capolinea della 35. Laticia Wine Buffet. Il Caffè dello Sport. Buon pomeriggio gentili amici di Radio Attività e ben ritrovati all'appuntamento con il Caffè dello Sport, come tutti i martedì sulle frequenze di Radio Attività. Un saluto chiaramente da Guido Roberti, sì è proprio lui, nonostante la voce un po' particolare che fa seguito a una grandissima domenica sportiva che abbiamo condiviso sulle frequenze 97.5 e 97.9, Barcolana, Triestina, e poi a seguire anche la Pallacanestro Trieste, quindi è Guido Roberti con una voce particolare, ma c'è anche naturalmente Massimo Petronio. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ciao Guido, invece sono con la mia voce solita, diciamo, quindi non c'è problema di riconoscimento vocale da questo punto di vista. Allora, oggi si torna a parlare di calcio dilettanti, come abbiamo già fatto tra l'altro nelle due scorse puntate, quindi a te Guido la presentazione dell'ospite. Grazie per lo spunto, anche perché effettivamente prosegue il viaggio nel calcio dilettantistico, lo stiamo facendo, lo faremo per tutta la stagione, una tappa con ogni società. Abbiamo iniziato con le formazioni d'eccellenza, il Vesna ha partito benissimo, lo Zaule alla prima storica in eccellenza, oggi andiamo in promozione. Però andiamo in vetta alla promozione, lo facciamo con Ruggero Calò che torna nei nostri studi dopo un po' di tempo. Ciao Ruggero, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, bentornato al Caffè dello Sport. Sono andato a controllare proprio i nostri album fotografici sulla pagina Facebook della redazione sportiva di Radio Attività e abbiamo trovato che sei stato qui ospite nell'aprile 2011, quindi è passato un po' di tempo. Dopo diversi anni alle giovanili sei tornato ad allenare una prima squadra, cioè il San Giovanni. Tra l'altro sei partito fortissimo con queste 5 vittorie e una sconfitta, ma insomma, primo posto, devi un po' raccontarci di questo inizio, se te l'aspettavi così in piena, insomma, sei contento ovviamente, immagino, di questo bel avvio. Beh, per essere contento sicuramente lo sono, chiaramente nessuno si aspettava nella società, nei calciatori, né sottoscritto, però questo ci dà fiducia perché, come ben sai, nel calcio quando si parte bene si è più di oltre metà dell'opera, quindi questo chiaramente ci dà serenità per lavorare bene in settimana, poi le partite le affrontiamo domenica in domenica senza un obiettivo particolare. È chiaro che quando poi fai 5 vittorie così, anche con un po' di fortuna, però tutto questo ti dà molto entusiasmo. E anche serenità, immagino, entusiasmo e serenità di proseguire nella strada giusta, ecco, come dire. Effettivamente il San Giovanni è una società storica, guidata, capitanata in qualche modo da un decano, ed è Spartaco Ventura, uno dei senatori del calcio triestino. C'è anche una logica in tutte le ultime stagioni del San Giovanni, forse la stagione più, tra virgolette, disgraziata, in coincidenza con il campo, con i grandi lavori che hanno portato poi alla nuova sede, la promozione con mister Gigi Zurini, e oggi un San Giovanni che sembra solido, cioè Spartaco ha deciso, una volta fatta la sede, dopo parleremo del campo, perché poi io non lo nego e non lo nascondo, sono di San Giovanni, quindi conosco bene quella realtà, però insomma non si può che parlare bene del San Giovanni nel suo modo di essere gestito, nella programmazione, ecco. Ma è chiaro che Ventura lo conoscono un po' tutti, quindi lui non è il presidente San Giovanni, lui è il San Giovanni, che è un po' diverso. E quindi io ho un rapporto tra l'altro bellissimo, non solo perché le cose vanno bene, ma proprio dall'inizio abbiamo subito instaurato un buon rapporto, lui ha grande stima e fiducia nel mio lavoro, io altrettanto, quindi siamo subito così, abbiamo lavorato subito bene assieme, quindi senza grossi problemi.
Il problema del campo è un problema che purtroppo condiziona un po' tutto il lavoro della settimana, perché purtroppo non è morbidissimo, quindi c'è sempre qualche ragazzo che purtroppo si fa male, quindi penso che a fine dell'anno lo chiudano anche, ci saranno dei lavori di ripristino, tipo il campo del Ponziana. Tornando a noi, devo dire una cosa, che ho trovato dei ragazzi molto molto entusiasti, cioè nel senso che quando si lavora in dilettanti non è mai facile, devi trovare ragazzi che abbiano grandi motivazioni per migliorarsi. C'è da considerare che pochi lavorano, pochi vanno a scuola, quindi non è mai facile. Devo dire che l'entusiasmo e questa partenza sprint chiaramente ci ha dato ulteriore fiducia, quindi adesso non c'è solo la serenità nell'allenamento, ma c'è anche la fiducia di poter fare un buon lavoro. Sicuramente le condizioni, le premesse sono sempre ottime per la realtà San Giovannina. Allora, prima di andare in pausa con il primo break pubblicitario, io ci tengo a ricordare a tutti i nostri ascoltatori la pagina Facebook, facebook.com/ilcaffedellosport. Ci sono contributi fotografici non indifferenti relativi alla Barcolana. Massimo Petronio sorride perché è stato protagonista anche lui di questa nuova iniziativa, questo collage fotografico. Grazie a tutti voi che siete venuti a trovarci allo stand. Tra un po' torneremo a parlare di San Giovanni, lo faremo con Ruggero Calò, l'ospite di oggi, di questa puntata di martedì 14 ottobre 2014. Adesso linea alla pubblicità. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Le migliori lubianske di Trieste sono alla Trattoria da Glen, 15 tipi di lubianske, a Borgo San Sergio in via Rosani 11. Trattoria da Glen, due ampie sale interne, veranda e giardino, il posto ideale per cene di squadra, il ritrovo di sportivi e famiglie. Trattoria da Glen, da oggi, è anche pizzeria e c'è anche il servizio per asporto. In via Rosani 11 a Borgo San Sergio c'è la Trattoria da Glen, 040 81 32 55. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vieni a mangiare la Tecia. Cosa aspetti? Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchio a Trieste e le patate in Tecia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la vecchia alla Tecia, che il caffè te lo offro mi. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Capolista del campionato di promozione, il San Giovanni di Ruggero Calò, che è qui in studio con noi a Radio Attività. Allora, tornando a Spartaco, al presidente del San Giovanni, e quando ti ha dato questo incarico, quali sono le parole che ti ha detto? Un po' per svelare un po' questi retroscena, no? Quali sono gli input che ti ha dato, i consigli, cosa ti ha suggerito? Ah no, siamo partiti così. In pratica lui ha avuto questo, all'ultimo momento, questa esigenza di cercare un allenatore. Io ero libero perché avevo le mie motivazioni personali per dover fare solo una prima squadra, perché mi serviva la domenica, cioè più che la domenica, il sabato libero per seguire un po'. E dopo spiegheremo perché sì. È il sabato libero. E quindi mi ha chiamato, mi ha detto guarda... ho pensato a te sul suggerimento di qualche giocatore che ti ha già avuto negli anni precedenti, quindi cosa pensi? Gli ho detto guarda, mi stimola il fatto di comunque allenare una società prestigiosa per Trieste come San Giovanni. Quindi ci siamo trovati e praticamente non ho dato subito la risposta, perché avevo anche qualche altra squadra che mi aveva chiesto la mia così disponibilità. Poi ho scelto San Giovanni perché, ribadisco, società gloriosa, e avevo voglia di ritornare così con la prima squadra, e ci siamo messi d'accordo subito, nel senso che io non ho esigenze particolari per cercare di fare qualcosa. Lui mi ha detto subito che, insomma, io sono stato giocatore di San Giovanni, quindi mi conosceva bene, mi ha parlato per 5 minuti, non di più. Non serviva dire tante cose. Non serviva cose, niente. Lui aveva solo un obiettivo, che era quello di salvare la categoria e poi di cercare di migliorare qualche giovane, lanciare qualche giovane durante l'annata. Io ero disposto a questo perché chiaramente, sai, per la vittoria del campionato magari ci sono squadre più importanti, quindi
l'obiettivo mio era quello di cercare di fare il campionato nel miglior modo possibile e anche di lanciare qualche giovane se possibile. Devo svelare un piccolo aneddoto che forse Massimo ricorderà, ma lo svela ai nostri ascoltatori. Piacere di condividere. Lo Spartaco Ventura, non a caso presidente della squadra che rappresenta il rione in cui abito, è per me anche la prima intervista, è stata la prima intervista, una video intervista per l'esattezza, in cui gli chiedevo di Principali e Tonetto, due giocatori che comunque legano il loro percorso, la loro carriera al San Giovanni. Questo è un piccolo così cadeau per i nostri ascoltatori. Andiamo nel merito, che squadra è questo San Giovanni? Sembra una squadra esperta, quindi in termini di giocatori che rosa hai a disposizione? È una squadra giovane con grandi potenzialità, con qualche senatore importante, vedi Donno, vedi Savic, Botta, ragazzi così, e molto disponibili. Abbiamo delle qualità importanti, nel senso che oltre alle qualità dei giocatori in sé, sono dei ragazzi molto molto bravi, molto disponibili, che cercano di migliorarsi. Io batto molto questo in allenamento, voglio dire, se non hai motivazioni, se non hai voglia di migliorarti, difficilmente riesci poi ad avere risultati importanti. Loro si mettono a disposizione e quindi lavorare con loro è un piacere. È chiaro che poi abbiamo anche i nostri limiti, nel senso di squadra, dobbiamo migliorare certe cose, però piano piano sono sicuro che riusciremo a fare un campionato importante. Spartaco ti ha chiesto come obiettivo quindi la salvezza tranquilla, diciamo, però con un inizio così la scaramanzia c'è oppure come? No, guarda, viviamo la giornata, sappiamo che è Tor Viscosa sicuramente, forse anche San Luigi stesso nelle Triestina hanno qualcosa più di noi. Però sai, si inizia piano, poi l'appetito viene mangiando, quindi noi sicuramente a parte nostra faremo il massimo per cercare di rimanere più in alto possibile. Poi si sa benissimo, nel calcio esistono anche le sorprese, quindi non sempre le favorite vincono i campionati. Presupponendo che le isontine e le friulane non ci ascoltano, non ci sentono, perché andiamo in onda chiaramente per Trieste e provincia, il tuo modo di giocare da un punto di vista tattico, come ti piace giocare? Modulo, c'è il modulo base o sei elastico da questo punto di vista? Tranne in streaming, tra l'altro, perché se ci ascoltano in streaming le friulane... No, ma ormai non c'è niente da scoprire. Allora, è praticamente... Con i giovani si fa un lavoro un po' diverso, no? Con i giovani devi cercare di anche cambiare i ruoli, quindi i moduli di gioco per farli crescere. In prima squadra ti trovi con dei ragazzi ormai evoluti sotto il senso tattico, quindi cerchi di sfruttare un po' le caratteristiche loro. Siamo partiti a giocare 4-4-2, poi siamo andati un po' in difficoltà, adesso giochiamo 4-3-3. Cercando sempre comunque di sfruttare le caratteristiche dei giocatori, quindi non è il 4-3-3 classico zemaniano nel 4-3-3 di Guardiola, ma è una cosa che va bene per noi. Adesso andremo in pausa, poi ti chiederemo magari anche sulle altre triestine del campionato di promozione, un tuo parere da grande conoscitore appunto del mondo del calcio dilettanti e anche delle tue esperienze nelle giovanili, cosa ti hanno fruttato insomma in questi anni. Allora è il momento quindi della canzone, adesso invece al Caffè dello Sport. Ruggero ha scelto una canzone tra l'altro degli U2, quindi come la scorsa puntata l'ospite ha scelto anche una canzone degli U2, se non ricordo male, Guido. Hai un'ottima memoria, sono passati 7 giorni, sono successi tanti cose nella tua vita in questi 7 giorni, ma ricordi che effettivamente gli U2 erano i protagonisti anche della scorsa settimana, per cui proseguiamo su questa onda, su questa carica che inevitabilmente mette un gruppo come loro, poi chiaramente spazio ai nostri sponsor, alle pubblicità e poi torneremo ancora a parlare di San Giovanni con Ruggero Calò. Adesso è il momento di One degli U2. Il Caffè dello Sport. Ogni martedì a Radio Attività. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one need, night. One love, get to share it. Don't care for this.
a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ma è una sfilata di moda o sono dei tecnici al lavoro? Sono quelli della squadra vestita da Brada Impex, in rotonda del boschetto 3/1. Indossano abbigliamento tecnico da lavoro sneakers, leader assoluto del settore. Calzature e abbigliamento Cofra e U-Power, con i design più alla moda. Abbigliamento intimo tecnico craft, con il top degli accessori come 3M e Pector. E per i capi aziendali promozionali, Brada Impex vi offre Click, con una vastissima gamma di articoli personalizzati, dalle camicie al giubbotto, alle polo e t-shirt. E ancora abbigliamento Helly Hansen, dispositivi anticaduta Petzl e Miller, abbigliamento per enti, comunità e case di riposo Angiolina e Siggi. Da 25 anni, in rotonda del boschetto 3/1, il tuo lavoro addosso è Brada Impex. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione dal cielo. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport, scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività.
Ancora assieme al Caffè dello Sport con Guido Roberti, con Massimo Petronio, come tutti i martedì sulle nostre frequenze, ed è sempre di appuntamenti, come sapete, che mi piace ragguagliare gli ascoltatori. Allora non dimenticate che domani, mercoledì 15 ottobre, a partire dalle 20.30, c'è la radiocronaca in diretta della gara infrasettimanale della Pallacanestro Trieste a Barcellona Pozzo di Gotto, per cui grazie da Andrea a coordinare il tutto da studio, l'inviato da Barcellona, l'inviato il cronista siciliano designato per la partita, da gustare come sempre sulle nostre frequenze dopo il successo ottenuto contro Veroli. Però torniamo a parlare adesso con il nostro Ruggero Calò, l'allenatore del San Giovanni. In passato era venuto a trovarci quale allenatore degli allievi della Triestina, un allenatore molto preparato, nel senso che parlando a Trieste di qua e di là sei molto stimato, questo è un dato di fatto, non sono chiacchiere da bar, ma sei molto stimato. Dovresti chiederti ad adesso la tua soddisfazione più grande da allenatore, Ma facile dire le vittorie del campionato, però questo è successo a Manzano un paio di anni fa quando vinsi l'eccellenza, però quello che mi piace ricordare è soprattutto quei ragazzi che adesso giocano in squadre professionistiche importanti, che ho avuto il piacere di allenare, quindi forse hanno trasmesso qualcosa anch'io a loro, quindi questa è una grande soddisfazione. Poi sai, i risultati sportivi sono quelli che poi ti legano alle soddisfazioni maggiori, perché vincere un campionato non capita tutti i giorni, queste sono cose che è difficile anche da gustare, perché pensi, vabbè, ce l'ho fatta, ma magari il prossimo anno chissà come finisce. Mentre sui ragazzi, quando vedi due o tre ragazzi che hai allenato, che giocano in squadre importanti, in Serie A, quindi penso che sia la felicità di tutti. È una gran bella soddisfazione da allenatore, sicuramente. Ma tu personalmente dove ti aggiorni, dove studi, come ti aggiorni costantemente nel mondo del calcio per anche imparare? Ovviamente l'allenatore si impara ogni giorno, no? Anche. Sì, ci sono molti metodi per cercare di aggiornarsi, però siamo sempre senza lì, svelare segreti, no, no, ma non è un segreto. Il vero aggiornamento è in campo, nel senso quando tu hai preparato un esercizio, quando vedi come riesce o non riesce, il cercare di migliorarlo, quello è il vero aggiornamento secondo me, perché poi alla fine io mi chiedo sempre, quando vado a un aggiornamento, chi ha aggiornato il docente che mi aggiorna? Quindi è sempre il cane che si morsica la coda, sì. Quindi è sempre così. Io onestamente devo dire che YouTube è un canale molto importante per cercare di guardare tutte queste cose qua, ma non solo le squadre importanti, perché nelle squadre importanti è il vero caso dove non vedi niente, e invece guardare la Serie B tedesca, gli allenatori spagnoli, sicuramente. Spagna e Germania sono avanti penso un decennio confronto al calcio italiano, quindi io ho questa idea un po' particolare che guardo pochissimo nel calcio italiano, mi aggiorno molto su quello spagnolo e quello tedesco, perché hanno una metodologia secondo me molto più avanzata degli italiani. Altra curiosità per i nostri radioascoltatori, come diceva adesso Ruggero, YouTube è un canale molto importante, vi consiglio di guardare il video, lo trovate molto facilmente, Livorno Trapani 6-0, l'ultima radiocronaca di Ugo Russo, è un nome che non è che abbia avuto mai troppo risalto, perché conosciamo i vari Corsini, conosciamo Repice, Cucchi, Dotto, in passato altri grandi cronisti, però Ugo Russo è uno che per più di 30 anni, praticamente 40, ha prestato la sua voce alla RAI, allora è bellissimo vedere la sua commozione negli ultimi minuti, nell'ultimo minuto, l'ultima linea allo studio, una piccola chicca che sicuramente a chi ama il calcio non può che far piacere e toccare anche da un punto di vista sentimentale. Le altre triestine, adesso torniamo in promozione, le altre triestine, c'è il San Luigi che è partito tutto rimbattuto, nonostante ci siano tre pareggi di mezzo, e Costalunga, insomma la panoramica sulle altre squadre giuliane del campionato. Ma guarda, c'è da dire sicuramente San Luigi era quella accreditata alla vigilia assieme a Torviscosa per vincere questo campionato. C'è da considerare una cosa però, che siamo cinque squadre di Trieste, quindi questi derby qua sicuramente sono...
sono partite dove è facilissimo perdere punti, perché c'è la tensione, c'è l'amicizia, ci sono tante cose. Sono partite a sé, a sé, quindi è molto facile perdere punti importanti. Devo dire, nella qualità sicuramente San Luigi ha qualcosa, penso, in più di San Giovanni, Muggia e di Costalunga, anche se di Este Calcio e San Luigi sono quelle che hanno qualcosa in più, secondo me, però sono tutte squadre importanti a Trieste. Costalunga stesso ha una qualità straordinaria in certi giocatori, stesso Muggia, che sembrava non dovesse neanche iscriversi al campionato, che era messo molto male, invece è riuscito a fare una squadra comunque importante. Il calcio di Trieste, secondo me, ha qualità importanti. È chiaro che poi non sempre riesce ad esprimere, non sempre è facile vincere un campionato. Adesso andremo in pausa e poi ci sposteremo verso il campionato primavera, non a caso ovviamente, ma non anticipiamo niente agli ascoltatori, anche se ovviamente chi conosce già Ruggero saprà quale sarà l'argomento, insomma, della prossima parte del Caffè dello Sport. Quindi restate su Radio Attività, sempre col Massimo Guido e l'ospite Ruggero Calò, allenatore del San Giovanni. A fra poco. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177. Forno a legna, lievito naturale e la consegna a domicilio è gratuita. Alla Pizzeria Mediterranea anche primi piatti come gnocchi, paste, risotti e poi pesce, le grigliate di carne, la paella valenciana, i dolci fatti in casa. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, compresa la domenica. Sala fumatori, spazi ideali per feste e ricevimenti. Convenzionato Lioness. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177 al capolinea della 35. Telefono 040 57 21 11. www.pizzeriamediterraneaart.com. Pizzeria Mediterranea è anche su Facebook. Clicca mi piace e segui tutti i nostri eventi. Grido Libero, la voce della curva Furlan su Radio Attività. Ogni venerdì alle 19, la parola ai tifosi alabardati. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radio Attività. Questa è Radio Attività, questo è il Caffè dello Sport. Siamo in compagnia di Ruggero Calò, allenatore del San Giovanni, ma come anticipato già, insomma, un minuto o due fa, ora ci spostiamo verso il campionato di primavera, perché sabato 11 un certo Giacomo Calò segnava ai supplementari il gol vittoria della Sampdoria Primavera contro l'Hellas Verona. Allora, chi è questo Giacomo Calò? Chiediamo. Ma è uno che conosco così appena appena. Di vista, proprio. Sì, di vista. Niente, Giacomo è un ragazzo, intanto è mio figlio, insomma, è un ragazzo che purtroppo, ahimè, approfittando del fallimento della Triestina, l'anno di Aletti, come tutti i ragazzi del nostro vivaio, ha dovuto fare una scelta importante, una scelta di vita, cioè andarsene da casa a 600 km di distanza e trovare al posto una squadra lievi della Sampdoria. Tra l'altro, che età aveva? Aveva 15 anni, quindi non è anche facile per un ragazzino mollare tutto e andarsene. Lui insegue questo sogno, che poi speriamo si realizzi. Però, come dicevo prima, è andato alla Sampdoria, adesso è il terzo anno, ha fatto i due campionati di allievi nazionali, tra l'altro con conoscenze, perché il primo allenatore che ha avuto la Samp era Berruato, che è stato anche allenatore della Triestina. Per due anni da centrocampista centrale, quale gioca, e ha fatto 10 gol in stagione, quindi molto bravo sui calci piazzati, sulle punizioni, sui rigori. Il nuovo Pirlo, dai. Sì, dicono così, anche se, insomma, un po' un paragone un po' troppo. Ma a noi al Caffè dello Sport piace tanto sognare, anche, quindi è giusto anche. Sì, anche è giusto, sì. E niente, quest'anno fa il campionato primavera, quindi gioca il sabato. Gioca il sabato, quindi. E qua si spiega tutto. E qua si spiega l'arcano, nel senso che giocando al sabato io riesco a seguirlo di più, mentre se facevo il settore giovanile, insomma, spostarmi da Genova a partire il sabato, fare la giornata intera in macchina non è piacevole, quindi. Sono stato due sabati fa a Genova, partita che hanno perso col Toro. Settimana scorsa sono andato a Parma, hanno perso col Parma, quindi penso che porta abbastanza sfiga. Però, insomma, è sempre un piacere vedere queste partite
calcio un po' particolare, perché i ritmi e l'intensità che ci mettono questi ragazzi sono un po' fuori dal comune per i nostri campionati. Tra l'altro anche questo aneddoto, diciamo, ha sconfitto l'Hellas Verona allenata da Massimo Pavanelli. Sì, da Massimo che allenava la primavera quando io allenavo gli allievi, quindi è anche bello ritrovarsi così, nel senso che questi incroci nella vita, però purtroppo è sempre un peccato, perché dico, se esisteva la triestina nostra della Serie B, della Serie C, tutto questo magari lo potevamo sfruttare noi a Trieste, tutti questi ragazzi o allenatori stessi che abbiamo in giro per l'Italia, magari era un bene nostro, quindi è stato veramente un peccato che la Triestina sia fallita in quell'annata. Un po' una fuga di cervelli, possiamo dire, cervelli e anche gambe, diciamo, perché dal punto di vista dei calciatori. È un giocatore che faceva delle gambe il suo, così, una delle sue caratteristiche principali è Giorgio Gorgone, che da vice di Stellone è primo in Serie B. Da questa giornata ha vinto lo scontro diretto a Perugia, quindi complimenti al Frosinone, complimenti a Gorgone, che era anche avvicinato alla Triestina in qualche momento, però di fronte a un allenatore Stellone, giovane, preparato, che ti dice no, tu resti con me, adesso si vedono i risultati. Ruggero, abbiamo detto di questa esperienza ligure, come si vive il momento del primo distacco in famiglia? Cioè, come sono stati proprio i primi momenti in cui tuo figlio ti ha detto dico sì, vado lì, le prime settimane come si affrontano? Ma calcisticamente poi all'inizio è anche una gioia, perché insomma c'è un ragazzo che va a giocare in una squadra importante, quindi sotto quel punto di vista sportivo per me è un motivo di grande soddisfazione. Sotto l'aspetto umano è molto difficile, a parte che già come figlio unico, quindi la mamma per 2-3 mesi era massacrata psicologicamente, quindi adesso un po' ci stiamo abituando, però è sempre un figlio via da casa, quindi anche se fa una bella cosa, lo fa per sport, però per i genitori è dura. Ma vi sentite attraverso la tecnologia, webcam, WhatsApp, messaggi, chiamate? No, ci sentiamo 3-4 volte al giorno, quello è il minimo. E poi devo dire che mia moglie quasi settimanalmente o viene con me o prende il treno da sola e va a trovare il ragazzo, quindi non si fa mancare niente sotto questo aspetto. È vero, non deve essere semplice. Ancora qualche istante in questa parte per ricordare nuovamente gli appuntamenti sportivi sulle nostre frequenze questa settimana. Domani Barcellona, Pozzo di Gotto, la Radio Cronaca della Pallacanestro Trieste. Venerdì Grido Libero, puntata l'ultima andata in diffusione al Villaggio Barcolana, è stata molto seguita anche a Bordo Stand, diciamo così. E domenica, ormai possiamo dirlo, ritornano le grandi domeniche sportive sulle frequenze di radioattività. Infatti si andrà con la doppietta, speriamo anche in termini di risultati, più ottimismo sulla seconda che sulla prima. Comunque Triestina alle 15 in campo a Castelfranco Veneto contro il Giorgione, gara molto indicativa. A seguire alle 18 la Pallacanestro Trieste, che tornerà in casa al Pala Rubini contro Biella in una sfida sulla carta abbordabile. Adesso andiamo in pausa e poi ancora qualche minuto in compagnia di Ruggero Calò del San Giovanni. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Ma è una sfilata di moda o sono dei tecnici al lavoro? Sono quelli della squadra vestita da Brada Impex in rotonda del Boschetto 3/1. Indossano abbigliamento tecnico da lavoro, sneakers, leader assoluto del settore, calzature e abbigliamento Cofra e U-Power con i design più alla moda, abbigliamento intimo tecnico craft con il top degli accessori come 3M e Pector. E per i capi aziendali promozionali, Brada Impex vi offre Click con una vastissima gamma di articoli personalizzati, dalle camicie al giubbotto, alle polo e t-shirt. E ancora abbigliamento Helly Hansen, dispositivi anticaduta Petzl e Miller, abbigliamento per enti, comunità e case di riposo Angiolina e Siggi. Da 25 anni, in rotonda del Boschetto 3/1, il tuo lavoro addosso è Brada Impex. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vieni a mangiare la teccia. Cosa ti aspetti? Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi.
City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Il caffè dello sport con Guido Roberti, con Massimo Petronio e con Ruggero Calò, l'allenatore del San Giovanni, ospite oggi a Radio Attività. Abbiamo parlato di calcio dilettante, abbiamo parlato di primavera, e se dobbiamo ancora allargare lo sguardo sul calcio italiano, prima hai detto che dobbiamo imparare molto dagli altri campionati, tu guardi spesso magari squadre anche della Serie B tedesca, sono molto più avanti di noi, ma in cosa dobbiamo cambiare noi come mondo del calcio? No, non noi, io Guido magari, perché insomma noi lo raccontiamo, ecco, però gli addetti ai lavori, cioè gli allenatori, i presidenti, i dirigenti, in cosa dovrebbero cambiare il mondo del calcio? Ma intanto c'è un presupposto importante, che è la cultura calcistica o sportiva in generale. Poi gli altri sono più avanti nelle strutture, quindi è tutto più facile, gli stadi sono moderni, i campi di allenamento, che sono cose importanti, sono moderni, quindi hanno facilità ad allenarsi, a fare le cose, quindi economicamente anche stanno meglio di noi sicuramente, però hanno anche una cultura sportiva diversa, nel senso che se loro crescono un ragazzo in casa e ha delle qualità non si fanno problemi a farlo giocare. Noi, tra procuratori, presidenti e personaggi un po' così che girano attorno al mondo del calcio, prima di lanciare un giovane ce ne passa, quindi o sei un fenomeno o difficilmente riesci a giocare nel campionato italiano in Serie A a 20 anni, ecco. È più facile per uno straniero, perché il passaggio per lo straniero è più semplice, nel senso che arriva il procuratore, arriva il presidente, arriva il direttore sportivo, quindi tre passaggi di danari, quindi sicuramente se a posto di chiamarti Calò ti chiami Calogigno, un po' brasiliano, sicuramente giochi. Quindi è tutto un discorso di interesse economico attraverso i procuratori, quindi è più facile che arrivi lo straniero perché c'è questo interesse economico, piuttosto che far crescere il giovane e quindi farlo salire, diciamo, allievi, primavera, prima squadra, ecco, questo è un po' il riassunto. Questo è il passaggio, sì. Poi è chiaro, se hai verrati della situazione, il De Rossi dell'epoca, il Totti, è chiaro che gioca, ma se hai qualche ragazzo, sì, è molto difficile rispetto ad altri paesi europei, sicuramente. A bruciapelo, un'opinione su quest'Italia che aveva ben impressionato nella prima uscita di Conte, poi insomma a vincere di scarto, con un gol di scarto con Azerbaigian e Malta, ci siamo un po' ridimensionati fin da subito. Ma sai, come sempre il lavoro di Conte, ma non perché Conte, perché l'allenatore nuovo si vede alla lunga distanza. All'inizio non è mai facile cercare di cambiare mentalità, modulo di gioco, portare le proprie idee, anche se i ragazzi sono ragazzi esperti, evoluti, quindi non è che è un problema giocare 3-5-2 piuttosto che 4-4-2. Il problema è capire cosa vuole veramente Conte. Conte è uno che ti massacra l'anima la mattina e la sera, quindi non è facile riuscire a cambiare mentalità. Sicuramente però penso sia uno non solo preparato, ma un vincente anche nell'atteggiamento, nella mentalità, quindi sicuramente il suo lavoro da qui in avanti verrà premiato. Posso anche dire che giocare con Malta e Azerbaigian magari non ti danno quelle motivazioni che puoi avere quando trovi la Germania o la Spagna di fronte, quindi anche un aspetto mentale che anche se dici vabbè sono qualificazioni per gli europei, però il giocatore non riesce a trovare veramente quei stimoli necessari affinché si faccia una bella figura. Tra poco le conclusioni al Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177. Forno a legna, lievito naturale e la consegna a domicilio è gratuita. Alla Pizzeria Mediterranea anche primi piatti come gnocchi, paste, risotti e poi pesce, le grigliate di carne, la paella valenciana, i dolci fatti in casa. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, compresa la domenica. Sala fumatori, spazi ideali per feste e ricevimenti. Convenzionato Lioness.
Pizzeria Mediterranea, in strada per Longera 177 al capolinea della 35. Telefono 040 57 21 11. www.pizzeriamediterraneaart.com. Pizzeria Mediterranea è anche su Facebook. Clicca mi piace e segui tutti i nostri eventi. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. Le migliori lubiansche di Trieste sono alla Trattoria da Glen. 15 tipi di lubiansche. A Borgo San Sergio, in via Rosani 11. Trattoria da Glen. Due ampie sale interne, veranda e giardino. Il posto ideale per cene di squadra, il ritrovo di sportivi e famiglie. Trattoria da Glen, da oggi, è anche pizzeria. E c'è anche il servizio per asporto. In via Rosani 11 a Borgo San Sergio c'è la Trattoria da Glen. 040 81 32 55. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. Ogni martedì alle 14.15 in replica alle 20.15 su Radioattività, il caffè dello sport, oggi con il mister Ruggero Caò. Torniamo al San Giovanni per chiudere quindi questa puntata di oggi. Il prossimo turno c'è il derby, eh? C'è il derby col Trieste Calcio, una squadra che secondo me sta vendendo sotto le aspettative. Arriva in un momento particolare perché settimana scorsa hanno fatto la prima vittoria, hanno cambiato l'allenatore e hanno recuperato un po' di gente importante. Hanno tesserato questo ragazzo sloveno che la prima partita ha fatto subito gol, è ritornato Cristian Fantina e recupereranno altri giocatori importanti che arrivano dalle squalifiche. Quindi la classifica è un po' bugiarda, la classifica. Ma per loro sicuramente, loro recupereranno molto in fretta secondo me posizioni di classifica. Sarà come sempre una partita difficile perché in questo campionato equilibrato è difficile con tutti, poi dobbiamo mettere che di fronte abbiamo una squadra di grande qualità e come sempre un derby dove sarà sicuramente tensione particolare. Mm-hmm. È un sapore particolare sempre il derby. Il calcio triestino si fa sempre valere anche in questa stagione, tante partenze sprint nei campionati dilettantistici principali, squadre triestine in vetta, il Vesna in eccellenza, il San Giovanni in promozione, il Breg in prima categoria, per cui siamo convinti che anche questa stagione ci saranno tante tante emozioni che continueremo a seguire qui su Radioattività al Caffè dello Sport. Per quanto ci riguarda, torneremo martedì prossimo nel consueto doppio appuntamento delle 14.15 e delle 20.15. Domani Radio Cronaca di Barcellona, Pozzo di Gotto, Pallacanestro Trieste e domenica Giorgione Triestina e Pallacanestro Trieste Biella. Grazie a Ruggero Calò che è tornato a trovarci. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sentiremo sicuramente più avanti. Sarà sempre un piacere parlare di calcio con te. È un grandissimo in bocca al lupo finale, ovviamente a Ruggero qua presente, ma anche a Giacomo per la sua avventura con la primavera. Grazie, vi ringrazio molto. Ciao a tutti. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. Il caffè dello sport è un appuntamento offerto da Brada Inpex. Da 25 anni in rotonda del boschetto 3/1. Il tuo lavoro addosso è Brada Inpex. Le migliori lubiansche di Trieste sono alla Trattoria da Glen. 15 tipi di lubiansche. A Borgo San Sergio, in via Rosani 11. Pizzeria Mediterranea. In strada per Longera 177 al capolinea della 35. Latticia, wine buffet. Il caffè dello sport.